La paura del coronavirus si è fatta sentire anche ad Arezzo. Dopo il bagno di folla della scorsa settimana, infatti, nella terza uscita, il carnevale aretino per eccellenza, quello dell'Orciolaia, ha sofferto un po'. Oggi sembra purtroppo in tono minore, il coronavirus ha colpito anche ad Arezzo, però abbiamo delle splendide maschere con noi. Guarda, che splendide ragazze, che bei vestiti! Nonostante la scarsa affluenza, comunque, nella location di Via Golgi, nel piazzale antistante al Palasport Estra Mario D'Agata, sono comunque tornate le maschere e i colorati carri allegorici. Accanto a quelli storici e alle ballerine brasiliane, per l'occasione è sceso anche un nuovo carro, quello dedicato alla satira politica con il castello delle carte. Perché sono effigiate le carte da gioco che possono far pensare che sia un cartello di carte che crolla perché la notizia è una sciocchezza, oppure che crolli un sistema politico. Io mi auguro per la città che la città vada avanti e si possa fare ancora il carnevale.